Le priorità che menzionavo prima di ricerca industriale sono fortemente sostenute dalla Commissione europea, quindi prima ancora dal Parlamento europeo, attraverso quello che è stato e ancora il settimo programma quadro che ha sostenuto, finanziato ricerche importanti a livello europeo, a cui hanno partecipato numerosi gruppi di ricerca dei diversi Paesi membri, unitamente a molte aziende. Sono stati finanziati moltissimi progetti sulle cosiddette bioraffinerie, quindi di valorizzazione integrata, trasformazione, come dicevo prima, di biomasse, ma anche di sottoprodotti e scarti dell'agroindustria, per esempio, ma anche materiale organico di origine civile, industriale, in composti chimici, materiali e combustibili. E c'è stato anche un buon numero di progetti in corso dedicati appunto all'ottenimento di microrganismi da ambienti estremi, come da mare profondo oppure dal deserto, e microrganismi che possono produrre molecole nuove su scala appunto industriale, consentendo di poter avere nuove molecole per il settore sicuramente chimico, farmaceutico, cosmetico, ma anche per il settore tessile ad esempio. E la Commissione europea sta dedicando molta attenzione a queste priorità anche nell'ambito del nuovo programma di finanziamento della ricerca industriale che si chiama Horizon 2020, nell'ambito del quale appunto ci sarà previsto almeno uno spazio importante per la continuazione di queste ricerche iniziate nel settimo programma quadro.